Restiamo sul fronte dell'impegno sociale, del volontariato e da Rimini torniamo sul Gargano perché abbiamo un nuovo collegamento, quello con Carolina Tancredi e i tanti altri partecipanti, tanti altri soci associati di Associazione Muzia. Buongiorno Carolina, ben trovate. Buongiorno. Presentaci subito le tue colleghe, così possiamo salutare e chiamare per nome anche loro. Allora, qui al mio fianco ho Tresi Gratolo, che è il vicepresidente dell'Associazione Muzia, e dall'altro lato ho Rossana Rendina, che è il segretario dell'Associazione. E insieme ormai da 10 anni portiamo avanti queste progettualità. Molto bene, siamo felici di avervi qui con noi stamattina. Sappiamo che in quel di Cagnano siete molto attive e in maniera particolare quest'anno avete realizzato un progetto molto bello, il progetto Inclusi. Ve ne lascio parlare diffusamente mentre la regia sta già saggiamente anche facendo scorrere delle immagini che ovviamente ci avete fornito voi stesse che riguardano appunto le attività svolte quest'anno. Sì, allora praticamente quest'anno abbiamo messo su il primo festival della cittadinanza attiva. Quest'idea è venuta da un lungo lavoro che stiamo facendo per la creazione della comunità educante a Cagnano Varano e abbiamo provato a mettere insieme il risultato di un bando che abbiamo vinto della Regione Puglia, che è Puglia Capitale Sociale 3.0, concludendolo con questo festival, che praticamente mette insieme tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e toccava praticamente i punti salienti che sono stati protagonisti del nostro percorso, che è proprio la cittadinanza attiva per il recupero dei beni, praticamente, la promozione del territorio, l'inclusione, perché stiamo facendo un bellissimo percorso con le persone con disabilità, facciamo un percorso di accompagnamento all'autonomia anche nelle attività commerciali, all'interno delle nostre attività stesse. Poi abbiamo toccato il tema della donazione, con la donazione del sangue, con la donazione degli organi, e abbiamo toccato l'integrazione, l'inclusione, perché qui a Cagnano praticamente c'è una realtà di minori stranieri non accompagnati, e quindi abbiamo deciso praticamente di farli entrare all'interno del festival e farli partecipare con noi alle attività. E in più c'è stata una bellissima collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Vieste, perché abbiamo accolto a Cagnano un gruppo di ragazzi di Vieste che ha portato su questo territorio la propria esperienza di scuola e la propria esperienza di laboratorio teatrale, artistico. Loro praticamente ci hanno regalato le loro esperienze attraverso un spettacolo teatrale su Borsellino e Falcone. E insieme abbiamo messo insieme uno spettacolo, uno reading teatrale su migranti, a cui hanno partecipato anche i minori stranieri, ed è stato un momento molto, molto intimo, molto soggettivo, perché sentire parlare i minori stranieri di una cosa che hanno vissuto sulla loro pelle trasmette un'emozione unica. Hanno fatto un concerto pianistico insieme ai ragazzi di Cagnano, quindi c'è stata una vera e propria inclusione tra ragazzi di Vieste, ragazzi di Cagnano, minori stranieri non accompagnati e persone con disabilità. Insomma, un percorso che si è concluso sabato 13 con la giornata della legalità. Abbiamo messo in scena il libro La classe di Banghi Vuoti di Don Ciotti, per sensibilizzare proprio i nostri giovani al tema della legalità e dell'antimafia. Don Ciotti, Don Luigi Ciotti, che poi abbiamo incontrato insieme anche a San Giovanni Rotondo, complimenti per la mole di lavoro che avete svolto. Ecco la curiosità, la prima curiosità che mi viene in mente è che per chiedervi come hanno reagito i ragazzi a fronte di tutto questo lavoro che avete svolto con loro. Sappiamo che oggi i ragazzi, no, non voglio dire che siano necessariamente un po' pigri, ma molte volte sono sicuramente distratti, per esempio, dai telefonini. Ecco, iniziative come le vostre sicuramente servono a coinvolgerli, a renderli partecipi e protagonisti di temi importanti come quelli di cui ci avete parlato. Come hanno reagito i vostri ragazzi?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo fatto un percorso di sensibilizzazione. Il festival è stato un momento finale. Noi lavoriamo con i ragazzi ormai da 10 anni, con l'attività di aiuto scolastico, con i centri estivi, con gli eventi cittadini, insomma, facciamo una serie di percorsi di sensibilizzazione. Quindi abbiamo preparato i ragazzi a queste tematiche così forti, abbiamo fatto degli incontri mirati, insomma, il laboratorio teatrale che abbiamo portato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è stato essenziale per prepararli soprattutto alla tematica della legalità e soprattutto alla tematica dell'accoglienza. Poi, secondo noi, i ragazzi sono ancora liberi, no? Chiamiamoli così, ok, ci sono i cellulari, ma quando di fronte a loro ci sono delle attività programmate, strutturate che possono svolgere, si appassionano alle attività che vengono proposte, veramente. Io credo che il cellulare sia solo un mezzo per l'ozio, ecco, quindi quando i ragazzi sono impegnati non hanno questa necessità, ecco, anche perché vivono la convivialità con i propri pari. È molto importante quello che stai dicendo perché spesse volte noi grandi poi scarichiamo sulle loro spalle responsabilità che evidentemente sono le nostre, per cui progetti come quello che avete realizzato, di cui ci state parlando, sono davvero importantissimi, fondamentali. Che cosa ci aspetta dunque adesso che volgiamo lo sguardo verso l'avvio di un nuovo anno sociale? Dove possiamo seguire le vostre iniziative? Allora, innanzitutto noi ora abbiamo vinto un bellissimo bando di Intesa San Paolo che si chiama Officine Inclusive, che praticamente ci darà la possibilità di attivare dei percorsi per persone con disabilità, soprattutto volti all'inclusione e all'autonomia, perché ci teniamo tantissimo all'autonomia, al fatto che queste persone possano diventare praticamente soggetti attivi nella comunità. Non lo faremo solo a Cagnano, ma il bando è destinato a tutti i comuni dell'ambito di Vico del Gargano, quindi lavoreremo in tutto il comune di ambito. Ci siamo ora attivati per iniziare questo percorso di ludico prima infanzia che portiamo avanti ormai da tempo e siamo diventati accreditati alla regione, quindi da settembre partiremo, Trisi sarà la responsabile delle attività dai 3 ai 36 mesi e poi comunque continuiamo il nostro percorso ormai consolidato di aiuto scolastico di cui è referente Rossana per i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie. Abbiamo una bellissima rete di collaborazione sia con l'ufficio servizi sociali che con la scuola, quindi praticamente andiamo di pari passo, seguiamo i ragazzi sia dall'esterno che dall'interno, passando con il colloquio, ecco, con i docenti, ecco. E poi riprenderemo ancora le attività con i minori stranieri non accompagnati e con le persone con disabilità. Insomma, un tutto tondo che mette in evidenza le realtà belle che ci sono a Cagnano Varano e cerca di fare rete. Ecco, questo è quello che ci poniamo per i prossimi anni. Creare un collante forte tra le reti che ci sono, le associazioni e gli enti pubblici che ci sono a Cagnano, cercando di promuovere tutta la comunità insieme, non le singole realtà che poi fondamentalmente nascono e muoiono se non hanno un proseguo. Invece, creando un'unione, creando una rete che funziona bene, si riesce, secondo me, a realizzare veramente delle belle cose. Che bel fermento in quel di Cagnano Varano, complimenti. Prima di salutarci, un'altra curiosità, che cosa significa Muzia, che è il nome della vostra associazione? Allora, Muzia è il soprannome della mia bisnonna praticamente, che è venuta a mancare nel 2012. E, noi l'associazione è nata poi nel 2015 praticamente, perdona, mia nonna è venuta a mancare nel 2014 e praticamente che è successo? Che siccome la mia nonna era una promotrice del territorio, noi nasciamo come promozione dei talenti del territorio e come promozione delle arti del territorio, abbiamo pensato bene, lei accoglieva, praticamente era una donna che accoglieva a casa i parenti, gli amici, si facevano delle intere tavolate quando i miei nonni erano vivi e quindi abbiamo pensato di continuare, no? Il suo mandato negli anni dandogli il nome all'associazione portando avanti i suoi principi, ecco. Che bello Perché che. crediamo dalla famiglia, no? Partendo dalle famiglie si possono crescere, possono nascere delle belle cose. La famiglia credo che sia il cuore di tutto e quindi pensiamo che anche Muzia sia una grande famiglia e insieme si possano realizzare grandi cose.
Molto bello, davvero, grazie. Certamente la famiglia è la prima comunità educante, per cui complimenti per tutto il lavoro che avete fatto, che state facendo e che farete. Invitiamo a seguirvi sui vostri canali social, senza dubbio. Avete anche un sito internet, Carolina? Ecco, Provvederemo a farlo nei prossimi mesi. a fronte di tanto lavoro ce n'è bisogno. Io vi ringrazio per essere state con noi stamattina e non mi resta che augurarvi buon proseguimento di lavoro e buon proseguimento di giornata, mentre la regia, ecco, ci sta facendo vedere la vostra pagina Facebook. Grazie, grazie Tony, e buona giornata a voi e buon lavoro. A prestissimo, allora teneteci aggiornati sulle vostre attività. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma ritorniamo subito insieme.